Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto piselli e speck. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, piselli surgelati, speck, scalogno, patata, olio evo, vino bianco, dado bimbi, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il prezzemolo, e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo nel boccale la patata, lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Posizioniamo la farfalla sulle lame, aggiungiamo i piselli. Il vino chiudiamo solo con il coperchio e facciamo cuocere per 5 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il riso, lo speck, e lo facciamo cuocere per 2 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua il dado il sale il pepe mescoliamo sul fondo per staccare bene i chicchi di riso. Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il cestello al posto del misurino e azioniamo il bimby per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il riso è pronto, andiamo a impiattare e spolverizziamo con il trito di parmigiano e prezzemolo messo da parte. Risotto, piselli e speck. Grazie e alla prossima ricetta!